amici, oggi siamo qui per parlare di due proiettori, che sono questo qui piccolino della marca, questo qui Artilli, che è praticamente costato 35 euro, e poi abbiamo questo qui della marca Helpas che è costato ben 80 euro. Quindi, in linea di massa, iniziamo a parlare del corpo del primo proiettore. Dal punto di vista estetico è bellissimo, il problema è la qualità, perché come ha detto Lorenzo e come vi ripeto io, la qualità non è buona, nel senso che cioè il 4K non è per niente visibile, si vedono i pixel che sono enormi, cioè in realtà non è che si vedono i pixel che sono enormi, sono i pixel che sono registrati male dal proiettore, ma questo penso che sia un problema legato proprio al proiettore in sé, non al muro e cose, perché Lorenzo ha proiettato sullo stesso identico muro l'altro proiettore, che adesso ci arriviamo. Torniamo al discorso sul campo un secondo. Allora, già si può vedere alcune differenze, ovvero che questo è grande come un palmo di mano, come potete osservare, e invece questo è ben che più grande, cioè guardate, è praticamente il quadruplo di questo. L'audio di questo è scarsissimo, e invece quello sembra di avere una cassa inclusa nell'audio, cioè che è qui dietro, che è praticamente una bomba. Invece questo, come cassa, ha questa roba qua. L'audio è terrificante, perché veramente non ha una sola cassa rispetto a quell'altro che ne ha due. Come vi ho detto prima, il corpo della macchina è bellissimo, esteticamente è fantastico, anche perché la potenzialità più buona è che è portatile, ed è una cosa che molti sottovalutano, però è davvero davvero bellissimo, cioè è una cosa fantastica. Ovviamente c'è da dire che i proiettori costano un sacco, però diciamo che questo è più un test, cioè più una prova per vedere se effettivamente i proiettori da 20 euro sono buoni, perché io vedo da come da come state vedendo il filmato, dal corpo è molto più grande, perché come ha detto Lorenzo, quello portatile è grande come un palmo di una mano, proprio perché è portatile, quindi è più compatto, quindi come PC portatile, cioè se voi mettete gli stessi identici componenti in un PC portatile rispetto a un fisso, sono più potenti in un fisso, perché lì c'è un'aria più aperta, c'è più raffreddamento, potete mettere più cose, e poi perché i componenti all'interno di proiettori più grandi sono più grandi, quindi maggiori prestazioni, minore riscaldamento, quindi ancora maggiori prestazioni. Torniamo sempre al discorso. Supportano tutti e due USB, anche se quello ha molto più forte. E qui abbiamo appunto i due proiettori alla luce. Questo non lo vedete proprio, praticamente alla luce si vede uno schifo. Questo non dico che lo vedete perfettamente, ma comunque un po' si vede. Iniziamo a parlare del corpo del secondo proiettore, quello da 80 euro. Non mi fa impazzire, ma dal punto di vista estetico, nel senso che è davvero davvero grande, però devo dire la verità, se lo mettete su un cavalletto che a Lorenzo arriverà, è bellissimo esteticamente, perché penso che sia bello esteticamente, che su un cavalletto è molto diverso rispetto che su un letto, per dire. Dal punto di vista estetico in realtà non è neanche così male, però diciamo che quello più piccolo è molto più bello, perché c'è il giallo tipo davanti, è abbastanza bello, non è male. L'audio è perfetto, perché ci sono due speaker, non uno, e poi soprattutto la cosa bella è che in entrambi c'è la USB, però ne puoi mettere più di una, quindi puoi riprodurre più cose. Per esempio, se avete una chiavetta piena, potete metterne un'altra tranquillamente, per esempio con altri film, con altre cose. Comunque potete collegarlo a più cose, per esempio ci sono più porte, si può collegare PlayStation, computer, Xbox, di tutto si può collegare, perché quelle le porte HDMI, perché quello è come se fosse uno schermo, se voi lo collegate il proiettore lo riproduce su un muro, su un green screen, quello comunque dove lo deve riprodurre. Questo è come si presentano al buio. Allora, questo, se ci avviciniamo, osserviamo che appunto potrà benissimo essere bello quanto volete, ma da vicino i pixel sono enormi e sono bruttissimi da vedere. Invece questo sembra un normalissimo schermo. Ovviamente io non sono qui per criticare la marca di questo proiettore, sono qui per vedere le differenze tra i due proiettori. Cioè si vede, è proprio abissale la differenza, guardate. Cioè anche di posizione, questo è un video in 4K, idem questo. E appunto vediamo che questo video è molto ma molto di maggior qualità rispetto a quello. Se ci avviciniamo guardiamo che
il proiettore è proprio luminoso e vediamo i minuscolissimi, se riesco a far vedere, eccoli, pixel, ma sono proprio minuti rispetto a questo che sono, guardate, cioè il simbolo della Rai è tutto sfocato, guardate qua, ve lo zoomo anche, guardate qua, questo è messo a fuoco, ed è tutto pixelato, non si legge minimamente nulla. Quindi queste sono le differenze tra questi due proiettori, che vabbè, la differenza è anche la fascia di prezzo, perché comunque, come vediamo, quello è un proiettore di fascia alta, questo è un proiettore di fascia bassa, però comunque guardate le differenze, cioè sono abissali. Questo qui sembra in video luminoso, ma dal vivo non è per niente, ma proprio per niente luminoso. Questo supporta meno formati, per esempio questo video che è in 4K l'audio non lo supporta. Questo, come vi farò vedere, guardate questo, se io provo ad attivare l'audio di questo documentario, guardate, se io lo provo ad attivare, guardate cosa mi dice, ecco, audio non supportato. Invece questo, mettendo un video in 4K, se noi andiamo ad attivare il volume, si sente benissimo, appunto. Ora ho messo muto per non farvi sentire il film, altrimenti magari. Allora, comunque le differenze tra questo e quello sono abissali, perché comunque, se notate, questo è un proiettore di fascia bassissima, è costato 35-40 euro, quindi molto poco rispetto a quello lì, che davvero è grande ed è molto, ma molto, ma molto più potente rispetto a questo. Cioè, non so se vedete le differenze tra i due schermi, ma questo ha un 16 noni che sembra bello, ma in realtà è orribile, perché ci sono le due righe qua, invece, che non si vedono tra l'altro, queste due righe sotto e sopra, che lì si possono riadattare allo schermo. Poi questo, il focus di questo è bassissimo, cioè ha solo una piccola, ve lo faccio vedere, ha una piccola levetta qui che abbassata e alzata permette di mettere a fuoco, vedete, di togliere il fuoco e rimettere a fuoco. Invece questo molte più leve, ha questa che serve per mettere a fuoco, aspettate ve lo metto a fuoco, ok, guardate, questa serve per sfocare, per mettere a fuoco, vedete, ora sta diventando sfocato, poi ora lo vedrete a fuoco. Ecco, e poi si può regolare lo schermo, guardate, vedete, con questa leva che si può fare, si può regolare lo schermo, quindi se magari avete uno schermo inclinato potete benissimo farglielo vedere. Ora mettiamo dritto, ok, e le differenze abissali sono queste. Questo ha 200 pollici, quindi da una lontananza di 5 metri si vede scurissimo, non si vede quasi. Quindi questo qui è molto più valido, perché io l'ho allontanato più di 5 metri, 5 metri e 30, ho calcolato prima, e si vede perfettamente come si vede così. Quindi così come lo vedete, cioè se volete magari una parete più grande potete benissimo metterlo e va benissimo lo stesso, non ha nessuna differenza da come si vede così. Invece quello appunto ha differenze. Ora vi faccio vedere, inverto i filmati, metto questo qui e questo lì e vediamo le differenze. Ok, ho invertito i filmati e questa è la situazione. Questo è il video della Disney, il film della Disney, Oceania, che abbiamo visto prima in 4K. Lagga giusto, ma giusto un po' lagga, ragazzi, giusto un po'. Invece questo, che è quello là in 4K, che prima qui laggava, va perfettamente, come potete osservare. Guardate, va perfettamente, come potete vedere. L'immagine della Rai, vi faccio la differenza rispetto a quella, guardate. È molto, ma aspettate che sono, insomma, molto di più nitida rispetto a quella, cioè guardate, cioè sembra stampata addirittura, quella sembrava chissà cosa. E comunque guardate le differenze, questo guardate lagga tutto, e poi ovviamente non va l'audio, però guardate qua le differenze, cioè questo fa schifo, guardate, si vede rispetto a quello. Ovviamente ripeto, non voglio criticare l'azienda che ha prodotto questo robo, però questo è un giocattolino, cioè serve per portarselo in giro una notte se dovete andare in un hotel che non ha la televisione e avrete un muro bianco e potete proiettarlo, ma è un robino minuscolo che non vale la pena comprare, perché poi vi rimarrà, spendete 50 euro inutilmente. Se dovete spendere i soldi bene, compratevi quello lì che è un proiettore di fascia altissima che costa 80 euro, visto che noi non vogliamo ora il sconto ad 80 euro, però in realtà ne costa 120. Anche se alzo la luminosità alla basso, guardate, questo quando abbasso la luminosità non si vede proprio, quello continua a vedersi. Se la alzo, guardate, cioè questo, se la abbasso al minimo,
continua a non vedersi, guardate quello. Invece questo si vede perfettamente, cioè per farvi capire. Allora, io direi che per questa prova è tutto. Alla fine avete visto, un proiettore da 80 euro non è così male alla fine. Se volete fare un investimento, 80 euro alla fine non è così male. Quindi ci sta benissimo, per me è fantastico, bellissimo. Ma noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!